Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Questa sera voglio fare 3 ore di straordinario! Bisogna aumentare la produttività! Non posso vivere senza le mie pratiche! Non posso aiutiamo vivere. Questo nostro paese, aiutiamolo! Andiamo a piedi che guadagniamo tempo, su! Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Andiamo a lavorare, andiamo a lavorare. Via! Il secondo lavoro dove ce l'ha lei? Alle poste. Oh, bene, potrebbe darmi un passaggio perché io stamattina sono venuto scusi, senza macchina. Non era l'anagrafe. Sì, ma io ne ho 3 di lavori. 3, già. Ciao, Cabrini. Mica guardato, vero Antonio? Ah, birichino, Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a 2 passi dal mare, come dolce. Certo, Adriana, che questo fatto del doppio lavoro è proprio uno scandalo. È un vero schifo. Grazie, Perito. Sulle labbra 2 dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare.
Ciao, ciao a tutti. Allora, di che cosa avete bisogno? Di carta extra strong e nastri bicolori per le olivetti. Allora, mi raccomando, buon lavoro a tutti e giù col lavoro, mi raccomando. I colleghi, cancelleria per i colleghi. Vado sul reparto per accelerare il lavoro, mi scusi. Scende! Vabbè! Ma che piano è questo? Primo! Il primo? Sì, il primo! Ma io devo andare al quinto! Qui. Fantozzi! Pronto qui casa Fantozzi, chi parla? Ah, Ugo, che c'è? Che ti hanno fatto? Niente, Pina, non ti preoccupare. Devo solo fare un po' di straordinario. Va bene, allora passa a prendere Mariangela al lavoro. Sì, passo io dopo. Non adesso, ti ripeto, Pina, adesso non mi posso muovere. Eccomi, Pina. Vengo. Pina, ho dimenticato le chiavi. Sono in tavola gli spaghetti col tonno. No, È tutto il giorno che ci penso. Aspetta, Ugo, aspetta. Ma non ti ricordi che giorno è oggi? Che giorno è? No! No! Ci sono tutti. Tutti? Va bene. Non drammatizziamo. Dov'è Mariangela? Eccomi. Ah, già. Che era con me. Dunque, attenzione. Voi due barricate Vincenzo, mettetevi in salvo. E uscite solo al segnale convenuto, te lo ricordi? Il verso della civetta. No, Pina. Verso del gufo. Ah, sì. Va bene. Del gufo, sì. Adesso io vado. Ah.
Ugo. E me? Sì, prudente. Bina, non esagerare, ne ho passate anche di peggio nella vita. Mariangela, dai un bacio a papà. Aspetta, non sono preparato per il bacio. Ma via, via! Andiamo. Gufo, ricorda, gufo! Sera. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta. Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta! Insomma, non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un cornuto! Lei deve ancora tirare! Eccole! Uno! Due! Tre! Sei! Sette! Vada giù a vedere la guardiana del quartiere! Lei è l'amministratore! Che fate? Vada giù a controllare! Vada! Vada! No! C'è andato! E lei tenga basta quella sua televisione! Lei è mio figlio! Dichiaro chiusa la seduta! Arrivederla, buonasera. Buonasera. All'inizio dell'estate successiva avvenne un fatto del tutto eccezionale. Tanto eccezionale che gli impiegati per una volta rinunciarono all'assenteismo e rimasero in ufficio a lavorare. Attenzione, signori! No, non sono facile. Non sono facile. Signori, il premio di questa settimana, eccolo, è un camper! Ma che culo! Che culo smodato! No, scusa, non essere volgare. Signora, scusi, ci andrà sola in vacanza? Ma lei pensa che io abbia dei problemi? Ah, che meraviglia, signora! Vuole salutare qualcuno? Voglio mandare un bacio ai miei colleghi che sicuramente mi staranno osservando e che mi hanno spinta a partecipare a questo gioco. C'è l'obbia! L'obbia! Buongiorno, eccellenza. La vincita della signorina Silvani aveva scatenato il raptus organizzativo del ragionier Filini, che aveva subito combinato una vacanza in carovana, ciascuno con la propria roulotte. Fantozzi e Filini le andarono a ritirare nel tragico labirintone del parco vendite e per una agghiacciante coincidenza, tutte e due lo stesso giorno, la stessa ora e lo stesso modello. Così la mattina della partenza, al luogo dell'appuntamento davanti al portone della Silvani, si presentarono nell'ordine i ragionieri Colzi e Mughini, associati per ridurre le spese di carburante, pur salvando ciascuno la propria intimità. Falboni, che spacciava spudoratamente per camper una vecchia ambulanza del Fate Bene Fratelli, che aveva noleggiata da un suo amico portantino senza scrupoli. E come nobile borbonica, la compagna che s'era scelto per il viaggio, una nota troia di Bari, chiamata ironicamente la contessa per i suoi modi particolarmente aristocratici. Arrivò poi Filini, che aveva risolto il problema con un autoblindo modello El Alamein, residuato nel secondo conflitto mondiale. Buongiorno, buongiorno, ci siamo tutti quanti, tutti pronti per partire? Manca solo Fantozzi. Accidenti, come al solito. Eccolo! Eccolo! Fantozzi, ragioniere meglio! Che cosa fanno? Su! Ci chiamano, Ugo. Andiamo. Sì, e anche andiamo. Come vuoi, andiamo. Thank you.
io malocchio brizzemo le fiamme. Bene, ci siamo tutti! Allora avanti, accendere i motori! Tutti dietro di me! Avanti! Dove vai? Come dove vado? Vado a salutare, no? Buongiorno, signorina Silvani. Sono venuto a salutarla prima della partenza e colgo l'occasione per omaggiarla di questo piccolo regalo. È un sacrisoforo calamitato da attaccare là sopra. È protettore dei camperisti. Ma no, scusi, non lo apre. Ugo! Ti voglio ricordare che ci sono anch'io, tua moglie. Poveraccia, è voluta venire anche lei perché è gelosa di noi due. Ma che dici? Sì, è gelosa di me, di lei, perché sa, io e lei. Di lei? Mi scusi, ma è come essere gelosa di un rospo. Come? Chi ha parlato? Quando siamo pronti in fila, diamo tutti un bel colpo di clacson. Avanti! Clacson Silvani, sirena Calboni, clacson Colzi e Mughini, clacson Fantozzi, clacson De Filini. Sabina, se ci risponde, siamo fottuti. Forse non risponde. Non risponde. Appena posso, passo in coda. Passo. Dopo quel penoso incidente passò in testa la Silvani per evitare altri guai. Che è successo? Deve aver sicuramente tamponato un carro di letame. Ah, ha bisogno? Vuole un passaggio! Venghi, venghi! Saldi! Si parte! Ma cosa fa? È matta! Perché? Ma come perché? Ma non hai visto cosa si è presa a bordo? Cioè, una ragazza così giovane. Cioè, insomma, una ragazza così che si prende a bordo un avanzo di galera. Ti ho già pregato, Ugo, di non preoccuparti tanto di quella lì. Almeno in presenza mia. Guarda che io... Comunque, quel giovanotto non mi sembra che abbia l'aria di un avanzo di galera. Ah no, eh? E allora di che cosa? Direi di un simpatico e poetico giramondo. C'è qui Franco che ha detto che ci porti in un posto fantastico che conosce solo lui e dove non ci va mai nessuno. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando ma già ha un suo fascino. E ti vieni a sdraiare vicino a me. Bello, no? Ah, è meraviglioso.
meraviglioso. Io adoro la natura selvaggia. Questo paradiso lo dobbiamo a Franchino, che ce l'ha fatto trovare. Franchino? Lo chiama già Franchino? Franchino! Perché no? Vieni! Vieni! Franchino. Ecco, Franchino, ti presento tutti i miei amici. Oh. Oh. Che c'è? Si senti male? Franchino si ferma con noi. Certo! Hai il suo sacco a pelo? Super idea! Gran grigliata di pesce! Questa sera siete tutti i miei ospiti. Gli uomini pensano al pesce e al resto e noi ragazze cucineremo! Brava signorina Silvani, ottima idea, organizzo tutto io. Noi, l'ingegner Fantozzi, pensiamo alla materia prima. Noi andiamo a fare legna. Ma sì. Se c'è un boschetto, benissimo! Prenda la canna e la lenza! Io chiamo Calboni! Si muovi! Ragionier Calboni! Sì. Ragionier Calboni! Ma che c'è? No, pesca! Pesca! Che pesca? Lì sul pontile! Lei ce l'ha la canna? Sì, io ce l'ho la canna. Ho una cannotta. Sì. E la stavo giusto appunto usando, anzi un'altra volta. Quando vedete la luce rossa sul tetto che gira, vuol dire che io sono in immersione e non mi disturbate. Ma, ok? Chiedo scusa. Sì, prego. Mi scusi tanto. Andiamo, Ragionier Fantozzi, andiamo, ma che cosa sta facendo? Su, andiamo, muoversi. È perché lui ha... Oh, vabbè, che sarà mai? Su, andiamo, andiamo. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Via! Via! Oh. Ragioniere Fantozzi, ma che cosa ha fatto? Ah, ha abboccato! E dai, ha abboccato anche il mio! Tiri, tiri! Ehi, come va la pesca miracolosa? Bene, bene, ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. 9. Sì, ma scusi, ragioniere, ma io avevo avuto il mezzo sospetto che... Sei sempre il solito maiale, ma andate a pescare al largo, zozzoni! Ma sì, prendete la mia barca, no? Facciamo una cosa, butti via questi topi. Ma che topi e topi? Per favore, ragioniere Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio. Là! Contento? Ragioniere, venghi! Facci presto, che qui potrebbe diventare... pericoloso! Vengo subito! Metto l'antifurto! Però il motore ha visto, lo sono salvato. L'ho visto, bravo, bravo. Però ho paura che si sia bagnato, che è entrata l'acqua. Me lo potrebbe mettere in moto, magari. Sì, lo proviamo, magari. Ecco. È in moto! Ho apparato uno! Sì, uno, no, lo fermo, ecco! Genitale. È spento! Oh, per quello che le serviva! Che ci deve essere una balena putrefatta qui intorno! Dove la... Sette! In un colpo solo! Pulite il polipo almeno, va! Cefali, polpi, senza alcuna fantasia. Aspetta. Ma scusi, ma questo che è vivo, chi lo ammazza? Lei? Ma io. Va bene. Stronzo, ti sei fatto prendere da quello stronzo. Da quello stronzo. Ah, evviva! Evviva! Non bene.
Se era per quei due, avremmo mangiato topi morti? Come alla segno di Stalingrado. Un bicchiere in due, eh? Signora? Non bevo. Non bevo. Ma per fortuna che al pesce ci ha pensato il nostro Franchino. E allora propongo un urrà per il nostro Franchino. Hip hip. Evviva! Urrà! 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 No. Ebbene, per concludere degnamente una serata come questa non c'è che un modo: fare come a Filicudi, il bagno tutti nudi. Ah, che meraviglia! E chi ci sta? Se lo farei lo faccio anch'io, lo faccio anch'io. Anch'io! Nudi. Peppina! Ma sì! No, scusami. Tu sei mia moglie. La moglie di un borghese di merda come te. Aspetta. Come si permette? Mi scusi. Tu puoi fare il bagno nudo e lei no? È completamente diverso. Perché lei è mia moglie. No, perché con lei ho un tipo di rapporto che io so come va condotto. Ma che sai, non sai neanche in che mondo vivi. E lo sai perché? No. Ti manca la cultura. No, guardi, Franchino, guardi che io ho un diploma. Perché tu sei colto. Sono ragioniere. E allora, vediamo. Che fa? Allora. Oddio. Cultura letteraria. Sì. Scientifica. O spicciola? Sono tre buste, no? Io devo scegliere tra tre buste. Spicciola. No! C'è un cesso. Vabbè. Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. In una... è la sua... insomma... Ecco, dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di adorazione. No, ecco, mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata di... Si può fare di metilo, di pera. Ecco, è l'imperatore romano. E l'eresiarca bizantino. Giuliano, la prostata. Giuliano. E il kibbutz? È facile. Dunque, dicisi kibbutz. Dunque, è una tipica espressione dialettale di Albero Bello, usata dalle contadine. Quando bussano alla porta del trullo con molta violenza, con arroganza, allora queste contadine, vestite di nero, rispondono kibbutz nel dialetto locale. Adesso hai capito che merdaccia sei. Ugo, io vado a fare il bagno nuda. Fantozzi passò i più brutti 10 minuti della sua vita. Poi di colpo, come qualche volta avviene a chi è troppo infelice, la situazione si rovesciò a suo favore. Io e lei siamo innamorate dello stesso uomo, non è vero? Supponiamo. E allora? Volevo dirle che lei ha vinto, signorina Silvani. Stasera mi sono accorta che non ho più l'età per lottare. Glielo lascio, se lo prenda pure. Non ho bisogno né del suo permesso né del suo sacrificio. Io me lo prendo quando voglio e subito, stanotte. Entra senza bussare. Ma mi aspettavi, no? Ma prendimi. Ma io la prendo a spazzolate sulla testa, sa. Fuori dal mio camper. Fuori dal mio camper. Ma mi scusi, scusa. Ma perché fai la commedia? Anche mia moglie è d'accordo, no? Guarda che ho sentito tutto. Ha detto che mi lasciava tutto a te.
Lei ha sentito tutto, però Fantozzi non ha capito niente. E poi cosa crede, che sua moglie abbia solo lei a cui rinunciare? Ma di chi parlava? Ho capito. Ho capito tutto. Buonanotte, buon anno. Ciao. Com'era l'acqua? Freddina. Lo amavi molto? Non lo so. Mi sarebbe piaciuto provare almeno una volta. Ma allora... Non era amore? Non lo so, Ugo, te l'ho detto. Sì, vabbè, ma se non lo sai mai. Ma se tu... Se uno ti domandasse... Per pura curiosità, qual è... Cioè, qual è l'uomo che hai amato di più nella tua vita? Spina, scusami, ma tu per me che cos'è che senti, eh? Ugo, io per te provo solo... Lo so. Provo solo un po' di tenerezza. No, Ugo, solo un po' di pena. Ma chi mi ha? Oltre alla crisi della coppia, al dramma dell'età e dei desideri insoddisfatti, ben altre dure prove aspettavano i coniugi Fantozzi. Ciao Pina. Ma che fai? Sei ancora così? Ma se sono le 8:30, io ho la fame della Madonna, abbi pazienza, sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, no? Ma dai, su, Pina, dai, che cosa mi sono aiutata a dire che ho fame? Non è per te, è per Mariangela. Le si è fermato il ciclo. E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte... Le mestruazioni! Le si sono fermate! Chi ha parlato? Come? Le mestruazioni? Ma, scusami, ma anche Mariangela ha proprio... Tutto come... Ma Ugo, è una bambina come tutte le altre. Insomma, come... quasi. Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico, ma le 8:30? Ma io ho fame, te l'ho già Ugo, detto! Ugo, è incinta! Allora, me l'hai già detto che... Chi? Di chi? Di chi? Siamo incinti. Poverina, non me l'ha voluto dire, Ugo. E di là, chiusa in camera, ha tanta paura di te, sai. Ugo? Che cosa c'è, Pina? Ma dai, Pina, ti prego. Tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? Lasciami fare da solo, caro. No, papà! Aiuto, mamma mia! Io ti ammazzo, sai! Tu non sai cosa sei un capo! Vieni qua! Ti spacco in due, ti spacco! Io ti spacco! Fermati! Povera bambina mia! Su, amore, non è niente! Mariangela, su! Respira! E questo è il tuo modo di essere un papà civile moderno? Solo verso le 23 Mariangela confessò che il seduttore era un suo collega alle poste, tale Batacchi Loris. Decisero di andarla a trovare a casa. Avevano anche escogitato un geniale stratagemma per farlo confessare e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Son già in tiro! Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì. Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine. Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, come? Che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signore, non abbia paura.
Permette? Loris Batacchi. Ma che fa, scusi? Il baciamano. Beh, allora, queste bambine. Ma quali bambine dici? Stiamo svolgendo un'inchiesta. Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani. I seduttori. Esatto. Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Le faccio i miei complimenti. Meritati, modestamente. No, questo è un optional. Io sono assessoriato di tutto, cosa vuole. Tenga che si diverte, la prego, lo prenda, non morde mica, sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me, la mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione. Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente. No! Capito il doppio senso? Mi può dire, scusi, sì, gentilmente, di questo... Ma questo lo diamo al signore, che si diverte anche lei. Lo tengo io, lo metto qua. Ma mi può dire, gentilmente, signore, dove lavora lei? Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Era per spiegare meglio il concetto. Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente? È più chiaro di così. Lo stile di mia moglie. Va bene. Senta, lei conosce la signorina Fantozzi? Mariangela Fantozzi. Mariangela Fantozzi. Fantozzi. Cosa vuole? Fantozzi? Fantozzi. Sì, con la Z, capito, non sono mica scemo. Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario, dove c'è della bella pasturona qua. Allora, mi scusi, quali sono le cenazioni? Quali sono, allora? Capo ufficio Pacchi. Ah, sì, vabbè, l'ha già detto. Ah, ecco qua, Fantozzi Mariangela. Ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questo cos'è? Moslebrot! È un tipo! Un tipo? Sì. Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa. Me lo ricordo. È stata una delle mie più grandi soddisfazioni. È stata un'impresa disperata, proprio. Ho scommesso con dei miei amici. 1.000.000 se ci davo l'orango! È Mariangela. Esatto. Mariangela? Questa qua è l'orango, altro che Mariangela. Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi... Qua ci vuole il buio perché alla luce con questa non ce la fai neanche te. Ma che dici? L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei, comunque. Mi sono affidato alla bestia. Cioè, Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba. No, al biscione. Mo gliel'ho pur detto. Cosa c'è dentro il pacco? Il biscione. È un cobra che gonfia la testa e tac, scatta fuori. E non si ferma più. E la signora lo sa, vero? Ugo, per favore, intervieni. Senta, scusi, sì, signore. Sì, dica pure, dica pure. Le ricordo per la seconda volta, sì, di usare un linguaggio più civile con mia moglie. Perché? Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei bimbi. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema. Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela. Dell'orango? Cioè, lei, questa signora è mia moglie. Ma la signora la mamina? Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh? Come va? Guarda che belina! Ma deve essere una che gode poco, però. Non ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina! Quanto avrà? 48, 49 anni? 44. 44? Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra. Mo per lo favore, sa come mi chiamano? Mi chiamano lo spatolatore folle. Io la faccio diventare pazza, la signora. Vedrà come cambia fisonomia. Sì, perché deve sapere che io ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la Via Crucis. La fermo a tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea. Senta, Mascalzone, queste stazioni le faccia fare a sua sorella, le faccia fare. Certo. A sua sorella? Ma c'ha anche una sorella? Come? Ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio, che ci diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei. Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spatolatore, sa cosa le faccio? Io prendo la signora e la sorellina.
E le metto qua sopra. Ma, tutte e due. Lei stia attento che le faccio vedere. Sì. Poi le prendo così, guardi. Le prendo così e strappa via questa. Ha capito? E poi gliela strappo via quella. Aspetta, la sorella. E poi le metto lì, tutte e due. Una di qua e una di là. Ma lei... via di spatole. Venga anche lei. Venga anche lei che lo faccio diventare pazzo. Che ci do di spatola. Venga. No, lei stia qui con me che la metto nell'archivio, sì. C'ha la fotografia? Ma usiamo quella della patente. Ugo, non dare confidenza. Io ci do dentro di spatola, perché sono un maschio, coi fiocchi e coi maroni. Dove eravamo rimasti... Andiamo, su. Senti, ma come... siamo in cinque. E cioè, voglio dire, è Mariangela... La vuoi dare a uno così? Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo che questa. Via tutto! Non c'è due maroni senza tre. E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non ce ne importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Ecco. Arrivederla. Senta, davvero potrei diventare pazzo. Cammina. Scusi. Per non creare una ragazza madre, fecero appello alla legge sulla interruzione di maternità. Fantozzi prese appuntamento col professor Gandini, ginecologo, cui era stato raccomandato da un guardiamacchine della bocciofila. Buongiorno, dottore, volete fare un affare? Tengono fegato frisco frisco. Tengo coro tra biandato di giornata. No, non mi interessa. Dottore, guardate che non mi ricapi di più. Ribadisco, non dottore, un domani vi può servire, non si può mai sapere. Serve sangue degli gruppi tipo, dottore. Sì, venga pure un RH negativo. Per un posto in dialisi, dottore, 6 milioni, è un bel affare. Me lo garantisco. Non è disponibile sulla piazza. Dottore, è un affare garantito. No, un accetto urgente. Per liberarsi dell'assedio, Fantozzi acquistò la cosa più a buon mercato. 2 litri di urina truccata per evitare il servizio militare. Senta! Aveva prosciugato il suo conto in banca perché gli avevano detto che in quell'ambiente tutto sta a unger bene le ruote. Mi scusi? 10.000. Ecco qua, guardato la busta con i miei risparmi e 10.000. Scusi, signorina, io avrei un appuntamento col professor... 30.000. Col professor Sarace. Vabbè. 1, 2 e 3. Il professore non c'è, in ferie? No, perché prima avrei dato 10, adesso 30, allora... Appunto, le devo spedire subito a Cortina il professore, per vaglia telegrafico. Ah, perché gli rimandate per... Anzi, per... mi dia le 500 lire per la spedizione. Ah, giusto. Scusi... se non ci ho pensato. Allora le do 10 così mi dà il resto. Mi dà il resto. Guardi che ha messo sotto. Non dà il resto. Va bene, allora scusi. Approfitto di questo mancato resto per chiedere se possiamo andare a Paro e lei mi dice chi è il sostituto. Ok, dottor Giovanni Rava. E dov'è questo professore? Non c'è, è in sciopero. È in sciopero? Ma è il suo. È un caso urgente? Ma il mio è un caso di... 100.000. Disperato. Vabbè, 100.000. Per tale somma venne a sapere che in casi di urgenza il responsabile del reparto ginecologico era il professor Grandi, primario di ortopedia. Su questo stesso piano dopo radiologia. Ah, stesso piano dopo radiologia. Grazie, molto gentile. Buongiorno, signori. Buongiorno, signori. Buongiorno. Ecco, professore, professore. No, mia moglie. Non sono bravo. Silenzio, basta, via. Via. Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta al suo reparto. Venga, venga. Mi equivoco veramente. Venga, caro, venga. Che dici? No. Adesso venga in camera, ecco. No, come? Ma guardi che la cureremo bene. Sì, lo so, ma io... Ma sì, calmi, venga. No, la prego, ma mi lasci sopra. Ma mi lasci... Non faccio, forza. Sorella, mi lasci... Scusi, chissà, ma... Che fa, insomma? Ma è impossibile. Sorella! Sorella, dopo le... È un fortunato lei. Siete tutti fortunati in questo reparto. Di là i nostri medici vi stanno controllando con apparecchiature sofisticatissime. Gli ultimi ritrovati nel campo della tecnica. State tranquilli, eh?
Buon lavoro. Scusi, non mi sanno di... Tenga. Grazie. Scusi, non mi può dire dov'è la corsia? E che me lo dice a me? Come? Ma, scusi, ma non è un portantino lei? Io? Ma che stai a dire? Io sono pizzettato via dalla scrofa. Sono venuto qui a trovare mia madre che sta tanto, tanto male. Oh, non dico vado! No! Ancora... Aspettina, no, che mi fa male, ci sfacciamo, non sono di K. Ecco, che si rischia di far male. Venga al reparto adesso. No, quale reparto? Venga qua. Aspetti. Le faccio vedere qua sotto. No! Ha preso tutto? Sì, professore. Beh, certo. Eh sì, ha proprio ragione. Ci vorrà un po' di tempo. Io penso che allora sia meglio tenerlo. Leggo qui. Mi scusi, signor professor ingegner Grandi. Mahatma Grandi. Mahatma. Scusi? Quelle cosa sono? Sono 50.000 lire. Ma come si permette? Metta via subito. Ah, mi scusi, non credevo che... Ma cosa vuole? Io sono qui purtroppo per una interruzione di maternità. No, non è per me, è per una mia scimmia, è per mia figlia. Ah no, questo mai. Ma, mi scusi, io non sapevo, ma adesso dopo Panella siamo riusciti a provare... Io sono cattolico obiettore di coscienza e soprattutto ortopedico, perciò totalmente ignorante della materia. Sì, però mi hanno detto che lei, professor Mahatma Grande, sostituisce il ginecologo. Beh, io faccio quello che posso, ma ho un'altissima percentuale di eventi infausti. Come? Senta, caro, mi facci una cosa... Aspetti il rientro del titolare, il professor Marini, E intanto io cosa dovrei fare? E intanto si prenoti un letto. E cioè come, quanto tempo ci vuole? Se tutto va bene, 2 anni. Ma, 2 anni? Ma Mahatma Grandi, ma per una gravidanza ci vogliono solo 9 mesi. Ah, sì? Ma, scusi, ma lei non lo sa? Ma gliel'ho detto che sono ortopedico. Ah, 9 mesi. Ah, sì. Ma il suo allora è un caso urgente. Molto. Lei può disporre di 1.000.000? Aspetti, sì. E lo esibisca. Mi scusi, una domanda un po' curiosa, professore, ma prima 50.000 lire non... Ma perché erano 50.000 lire? Ma caro, ma per chi mi aveva preso? Per un portantino? Tenga. Ah no! Io non li tocco, siete tutti testimoni. Tutti. Li dia la sorella. Benissimo. Ciao, caro. Ciao, bello. Buongiorno. Sorella, lo metto nella singola. Va bene, allora... La stanza dove Fantozzi pernottò per tenere il posto alla figlia non era una singola. Era la temutissima sala operatoria del professor Zambrini Loredan, detto Jack lo squartatore. Che succede? Zitto. Sorella, abbia pietà. Stia calmo, non si agiti. Guardate che qui c'è un equivoco. Io sono qui per mia figlia. Lo sappiamo noi perché è qui, stia zitto. Ma che mi volete far fare? Non mi fate così. Sono debole di pescicca. Bene, bravo! Bravo! Bisturi. Ma come bisturi? L'ha fatto male. Di che cosa dobbiamo operare? Ah, io non lo so. Scheda.
Professore, professore, non sono schifato. Professore, la scheda nell'archivio non c'è. La scheda non c'è. Non c'è. Non c'è? Non c'è, non c'è. Però mi sembra di aver sentito dire che bisogna amputare una cosa che finisce in accio. Accio? Accio, accio, braccio. Amputazione del braccio, bene sega. Un braccio? Ah! No. Un braccio. Bene. No, un braccio. Però potrebbe essere anche il polpaccio. Polpaccio? Preparo. Braccio, polpaccio. Polpaccio. Beh, nel dubbio me li faccio tutti e due. Ah! No. Tutti e due no. Eh? Professore, in portineria dicevano che si trattava di una cosa che finiva in ale, non in accio. Ma ragazzi, ma allora potrebbe trattarsi di calcolo renale, fistola anale, blocco intestinale, vaglia postale. Zitti! Scusi. Aspetti, professore. Ah, sì, eccola. La scheda. La scheda? Eccola, brava, professore. Bella, brava, 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 bella, bella, buona, buona, soda, suora. Oh, sì! Professore! Ma che fa? Ho avuto un attimo, scusate, il caldo, la lampada. La scheda, professore. La scheda apparteneva a tale Baccellari Vincenzo. Forbici 9. Detto Frufru, noto travestito, che si era ricoverato per realizzare il suo sogno. Ma dov'è? Quello di diventare donna a tutti gli effetti. Ma è una bambola. Ah, eccolo là. Forbici 01. Prego. Mi dia la lente. Per denunciare quel tragico errore e riottenere il maltolto, scrisse una supplica al Presidente della Repubblica. Solo grazie a questo alto intervento venne da autorità reintegrato della propria preziosa attrezzatura di piacere che stava per essere trapiantata come dito mignolo del piede sinistro ad un falegname della Val di Susa. Quando Fantozzi fu dimesso, Mariangela finiva il suo tempo. Ah, papà, mamma, si sta muovendo. Dove? Chi si sta? Chi si sta muovendo? Che c'è? Ah, ha dato dei colpetti. Fammi sentire. A me. Oh, da proprio dei colpetti. Oh. Due giorni dopo arrivarono le doglie. Eccola, la senti? Che cosa facciamo? Siete qui voi, gli vado incontro. Eccola, qui, dietro l'angolo, vengi! Fantozzi fu costretto a portare i portantini all'ospedale. Eccolo! Ha visto che bel maschiotto, signor Rossi? È proprio... Come, signor Rossi? Lei non è il signor Rossi? No, io mi chiamo Fantozzi. Oh, mi dispiace. Il signor Rossi, dov'è il signor Rossi? Succede spesso. Ora tocca a voi, eh? Niente paura! No. Il parto, signor Fantozzi, è una cosa naturale. Nascere è bello, è bellissimo, è bellissimo! Come sarà questo bambino? Bellissima. Ti ricordi quanto era carina Mariangela quando è nata? Eh? Presto, presto! Il dottore è svenuto! Oddio! Ma il dottore che cosa... Eccolo qua, eccolo. Sì, noi due. Che fa? Oh! 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 Mira, chi è? E per il nostro nonnetto, ipe, 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 urra!
Bravo. Cincin. Allora, ragioniere, ce l'ha mica ancora detto. È un maschietto o una femminuccia? Allora, questo, lui non l'hanno ancora deciso. Mo. I medici. Ah, ecco. E le assomiglia? No, no, non mi assomiglia niente a me. Beh, ci dica almeno com'è fatto. Ce lo descriva. È questo, esso, questo... Neonato? Neonato. Parte da tutto un... Un naso? No, non è un naso. Questa è la parte di dietro. Il naso di dietro? Sì, perché si può anche... Capovolgere? Sì. Sì, capisco. È tutto un... Dei bozzi? No, perché... È un uccello? No. È come... Una tromba. Suona la tromba. No. Quindi... Senta, ragioniere, ma non ha una sua fotografia. Appunto. Perché... con la tromba. Ho una... l'ho sorpreso. Facci vedere. Su. Bene. Ecco. Ecco, aspetti. Ce la faccio vedere meglio. Un momento. No. Non mi ricordo che... Abbiamo detto che mia moglie bisognava segnarlo. No, forse dall'altra parte. Come? Ecco, boom. Le dice. Così dice. Cosa state facendo? Cos'è questo crocchio? Stiamo guardando una foto di. Ah, vedere. Vuole? Sì. No, non è. Da 20 anni, il ragionier Fonelli, grande appassionato di atletica leggera, che da giovane era stato uno scadente quattrocentista, tentava invano di organizzare meeting aziendali del suo sport preferito. Scusi, ragionier Fonelli, abbiamo deciso di iscriverci tutti alla stessa gara. Benissimo, quale gara? Il lancio dello stronzo! Mettetemi giù! Andate a giocare al pallone, che non fa neanche bene alla salute. Andate allo stadio voi a vedere le vostre partite di calcio. Tanto non capite niente. L'atletica è la regina degli sport. Fonelli! Neanche la mia, avvocato. E che cos'è? Un furto? No, non è una macchina. Viene da lassù, è l'allarme di un appartamento. Basta, stiano più attenti, non si può più dormire. Basta, fatela finita, staccatelo questo suono. Non era un allarme antifurto, era il vagito della creatura di Mariangela. E sempre faceva così nelle notti di plenilunio. I suoi familiari che lo sapevano si erano premuniti, così non sentirono neanche il telefono. Era il collega Filini che tentò per tutta la notte di dare a Fantozzi la più terrificante delle notizie. Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, all'ndrangheta, alla P2 e con 4 abbonamenti a vita a Famiglia Cristiana, l'inoffensivo e dimesso ragionier Fonelli era stato improvvisamente nominato mega direttore naturale del personale e aveva assunto il nome di Cobram II. Vedo con piacere, cari sottoposti, che finalmente siete tutti d'accordo con il vostro Fonelli sulla bellezza dello sport dilettantistico, sulla necessità fisico-psichica di praticarlo, sui dettami del marchese di Coubertin, perché l'atletica è la regina degli Fonelli! Sport. La regina degli sport. Propongo il lancio dello stronzo. Facciamo... Ma come ti sei vestito? Dal direttore generale, eh? Thank you.
Si cominciò con la batteria dei 100 metri piani. Fai almeno un punto, siamo nelle tue mani, hai capito? Puccettone, non mi togliere la concentrazione. Scusa. Ai posti di partenza, pronti? Dopo il salto in alto, ufficio Bustarelle punti 7, ufficio Ricatti 6, amministrazione 2, ufficio Sinistri 0. Ai vostri posti, pronti? Salto con l'asta, in pedana il ragionier Fantozzi, geometra Filini dell'ufficio Sinistri, il dottor Paternò dell'amministrazione. Ma che fa lassù? Mi scusi, ma questa è la salita alla pertica, no? Ma no, è il salto con l'asta, venga allora, giù! Allora, come pertica, non vale. Vabbè, va bene. In pedana, il geometra Filini. Alla 27esima falsa partenza ci fu il clamoroso suicidio dello starter di Tommaso. Fantozzi fu obbligato a sostituirlo spontaneamente. Via! Partenza valida. Situazione dopo 100 metri piani, ufficio Bustarelle punti 9, ufficio Ricatti 7, amministrazione 5, ufficio Sinistri 0. Poi, nel settore del lancio del peso... Sì, ecco qua, si metta qui e tiri, vede dove deve tirare, lì il coraggio, un bel tiro, mi raccomando, vediamo. Mio! No, appunto l'ho messo. Vediamo, ecco. Perché? Nostro. Guardate meglio. Vi assicuro che è nostro. Corsa dei 3.000 siepi. Buono un po'. Giro, mi premevo spinto. Per favore, mi scusi. Un ragioniere! Fantozzi cercò allora abietamente di trasformarla in una gara di 50 metri rana. Intanto anche il settore femminile non dava risultati apprezzabili. Aspetti un attimo, io non sono ancora preparato, mi devo concentrare come la Simeone. Aspetti, un momento, dunque. Mi devo concentrare. Oh! No! Addio! Deve partire! Chi deve partire? Lei! Io! Via! Galop! Oh, ma che è successo? Ragionier Fantozzi! Ai! Settore salto in lungo, squalificato, ufficio Sinistri. A te! Che cosa è stato? Ha visto che passano degli oggetti pericolosissimi. Non ho visto niente. Ragionier Fantozzi. Gara del lancio del martello. E in pedana l'atleta Fantozzi. Questo no. Vabbè. Oh, Lisa. Non si può quello, no. Non sono curati. Hop. Primo lancio di Fantozzi. Nullo. Secondo lancio di Fantozzi. Dove? Secondo lancio di Fantozzi. Terzo lancio di Fantozzi. Lancio valido.
Ecco la classifica generale prima dell'ultima gara di staffetta. Ufficio Bustarelle punti 16, ufficio Ricatti 14, ufficio Amministrazione 7, ufficio Sinistri punti 0. Per non restare a zero ed essere trasferiti a Sassu Strittu, in provincia di Carbonia, Filini escogitò un sistema per vincere almeno l'ultima gara, la staffetta 4%, che valeva ben 20 punti. Era solo in fondo un tragico espediente per costringersi a correre più forte. Nei cessi dello stadio si era svolto un agghiacciante sorteggione per il posto di ultimo frazionista. Era uscito vincitore il più fortunato, Fantozzi. Vola, Buccettone, vola! Guarda papà come corre! Papà è arrivato per primo! Ed arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto quel suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Me lo dì. 50.000. Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione. Che c'è? Ti va la merenda? No, niente, niente, non vedi che sto guardando? Ma sono due giorni che non mangi. Pina, stammi a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi, fuori, fuori, smammare, via! Va bene. Oh, e fammi un caffè molto forte. Sì. Dalla mattina a notte fonda non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e tre i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi, sarà una straordinaria dimostrazione per questi truffaldini partitocratici. Questa è una grande idea, il leader e l'ultimo cretino della base, cioè tu che fanno insieme lo sciopero della fame. Io che mi bevo solo dei cappuccini e tu che me li paghi. Sa, lei è un professionista, è abituata a digiunare. Io Fantozzi, dicevo, come si può vedere, non sono storicamente portato al digiuno. È un po' sì. Ma sono per una volta d'accordo con l'onorevole Pannella che è lei storicamente condannato a digiunare, caro Fantozzi, limitando i consumi. Ma ancora di più? Certo, vada a farsi praticare altri 4-5 buchi sulla cintura mentre io vado nella mia bella villa sopra Firenze e mi faccio un bel cotolettone panato con patate fritte. Io chiedo il suo consenso, caro Fantozzi, al partito di maggioranza sempre più relativa. Soprattutto nell'interesse della sua salute psichica. Certo. Lei, dopo quasi 40 anni di uso e abuso continuo, democratico, cristiano, è diventato un DC dipendente. Esatto. Che fa senza il beato senatore Fanfani, benefico ogni uomo del suo focolare, e senza il santissimo rumor mariano? Buongiorno. E senza l'onorevole Rognoni, per tanti anni ministro dell'interiora. Ah, per questo Rognoni. Decida di sì, Fantozzi. O avrà una crisi di astinenza? Probabilmente le dà. Non gli dare retta, compagno Fantozzi. Oh, salve. Tu sei lo sfruttato classico, sei il prototipo degli sfruttati. Ebbene, devi cambiare. Ma pettinatura. Ti devi rinnovare, devi cambiare sfruttatura. Li ha provati tutti, ti chiedo di provare anche noi. Ti assicuro che non siamo secondi a nessuno. Cioè, anche lui. Vede, ragionier Fantozzi, se lei rafforza il mio partito, io le prometto di risolvere il problema della pensione. Grazie, molto. Ma cosa ringrazia? Io parlo della mia pensione, mica della sua. Ho già una certa età e ho una madre a carico. Ma scusi, la sua mamma vuole che me la colli io? No, Fantozzi. No, sì, invece. La mamma non si tocca, mi guardi negli occhi. No, non mi guardi così. Se lei cortesemente mi farà pervenire il suo indirizzo, io manderò a lei alcuni camerati a farle gentile omaggio.
di una bella confezione di olio di ricino per chiarirle le idee sul nostro programma elettorale. Non si può rinviare un magari. Cosa penso di Fantozzi? Le parlerò come donna e le dirò subito che lo trovo ripugnante come un rospo. Ma anche lei? Noi temiamo molto questo autunno e questo inverno. Che cosa c'è da fare, caro Fantozzi? Sarò chiedo a lei. Io, con Lama e Carniti, abbiamo deciso di lottare allo stremo per farci invitare tutti e tre sul bellissimo yacht di Agnelli per fare una crociera nel Mediterraneo o alle Seychelles o alle Bermude. Ma io non vengo mai. Cosa ti devo dire, compagno Fantozzi? Il problema grave è quello della stabilità. Se tu voti per me, io mi stabilisco stabilmente nello stabile di Palazzo Chigi e tenterei di non smuovermi più neanche con le cannonate. Ma mi scusi, Duce. No, onorevole, ma io da questa sua stabilità che vantaggi ne avrei? Tutti i partiti, carissimo Fantozzi, continuano a prometterle miglioramenti economici che non ci sono mai stati e non ci saranno mai, ecco. Mai. Noi non potremo deluderla, carissimo, perché questa volta le promettiamo, anzi le assicuriamo, un peggioramento quinquennale e progressivo. Ma mi scusi, Emine, sire, ma anche l'altra volta mi aveva promesso e poi non... Le mie, come lei sa, sono sempre promesse di marinaio. È vero, è che io ci cado sempre. Bene. Mi scusi, mi sento un po' di radio. Cameretta Fantozzi! Le potenze demoplutocratiche, con le loro inique sanzioni, cavaliere, tentano di ostacolare il riapparire dell'impero. Decidi di ci, Fantozzi. Fatali di Roma. Vota per me, Fantozzi. Camerata Fantozzi. Scudo cruciato, Fantozzi. Vota Falcao. C'è Martello, Rosso. Vota per me. Lebega, Fantozzi. PSD. PC. Piano piano, tra tante contraddizioni e campane discordanti, Fantozzi maturò una sua personalissima decisione politica. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qua, certificati elettorali. Oh, mi scusi, scusi. Dammi la... Ecco. La patente. Ecco. Fantozzi. Fantozzi. Cabina 1. Cabina numero 1. Cabina 2. Grazie. La 2. Cabina 3. Io alla 1. Grazie. Vai, vai, vai a votare. Io vado alla 1. Vado alla 1. Prego. Tenga. Grazie. Grazie. Accomodatevi. Ha votato Fantozzi. Ma... Permette? Prego. Occupato. Ma cosa sta facendo? Sto votando. Ah, bene. E finalmente, nella calura della nuova estate, anche per Fantozzi, arrivò una giornata di pace e di tranquillità. Una serie di incendi boschivi sta devastando l'Italia. Le guardie forestali, i vigili del fuoco, con l'aiuto di elicotteri speciali, caldo? Sono impegnati a rovesciare tonnellate d'acqua sulle fiamme. Mica tanto. Cosa stai facendo? Un golfino. Ah, per lui. Sono le sue... Ti piace? Non le supporta tentare. Ma, senti, Pina, io vado a farmi una bella nuotata, Così, stai attento, se prendo qualche bel pesciotto, io te lo do. Stai attento. Hai visto come gioca con tutti i suoi tentabracci? Che fa? Fa la buchetta. State attenti che non gli si spezzi qualche forse. Adesso stai buono, da retta la mamma, stai buono. Thank you.
Vado al largo, vado!